Prova di tenuta Uni 7129. Ricordiamo che la prova si esegue per tutta la lunghezza della tubatura, dal contatore del gas fino ad arrivare alla caldaia. Selezioniamo il tasto Misure, con i pulsanti di direzione selezionare la voce Prova di tenuta e confermare con la freccia a destra. Selezionare la voce Impianto nuovo e confermare sempre con la freccia. Vi è la possibilità di impostare la durata della stabilizzazione dell'impianto una volta pressurizzato. Accediamo al menu con pulsante destro. Ci spostiamo sul numero sempre con tasto destro e modifichiamo il valore con le due frecce, freccia in alto e freccia in basso, quindi confermare con OK. L'impostazione di fabbrica è di 15 minuti, valore minimo richiesto dalla normativa italiana. Impostato il tempo di stabilizzazione, possiamo eseguire il test. Ora colleghiamo il kit tubazione. Selezioniamo la voce Esegui prova con la freccia a destra. Lo strumento indica la pressione da raggiungere per eseguire la prova stessa. Apparirà la schermata di misura della pressione. Se il valore non dovesse essere già nullo, premo il tasto OK per eseguire lo zero dello strumento. Aprire la valvola della pompetta del kit di prova tenuta e pompare qualche pascal in più del valore indicato da Chemist. Raggiunta la pressione desiderata, chiudere la valvola del kit, premere la freccia destra, passare su test e premere OK. Al termine di questa prova, lo strumento automaticamente stamperà lo scontrino con il risultato idoneo o non idoneo. Si consiglia di eseguire questa prova in una condizione di temperatura dell'aria costante. Quindi, se possibile, non nelle ore più calde della giornata.